E Fabio Zabattaro, vaticanista Rai, ha fatto un paragone tra la degenza ospedaliera di Papa Francesco e quella di San Giovanni Paolo II, cogliendone diversità, ma anche affinità. Lo dice ai nostri microfoni. A proposito di Papa Francesco, la sua esperienza di vaticanista, questo Papa che è al Gemelli e che domenica vuole affacciarsi dal balconcino per farsi vedere, è un po' il segnale che vuole stare sempre a contatto con gli altri? Come la interpreta questa possibile scelta? Beh, intanto la cosa interessante è che il primo e finora unico luogo che è stato frequentato da Giovanni Paolo II e da Papa Francesco, perché Giovanni Paolo II non alloggia, non ha mai alloggiato a Santa Marta come fa Francesco, sì, anche lo studio, questo è evidente, del Palazzo Apostolico, e non è mai andato a Castel Gandolfo Francesco, dove invece andava Papa Wojtyła. Quindi questa è la prima cosa. Il fatto di affacciarsi è perché questo legame con la gente, con le persone che lo seguono, ma anche questa continuità con il suo predecessore, anzi, due predecessori. Lei ha raccontato la degenza di Giovanni Paolo II. Adesso L'ho raccontata, sì. che cosa ricorda, che differenze coglie con l'attuale degenza del Papa? Beh, intanto Giovanni Paolo II è stato, mi pare, 8 volte, 9 volte al Gemelli, quindi diciamo che c'era quasi un'abitudine a trovarlo al Gemelli. Ecco. L'ultimo periodo è stato il periodo più brutto, quello del 2005 ovviamente, con due ingressi, due uscite e con questa sensazione che veramente si era arrivati alla fine di un pontificato. Non è stato facile raccontarlo, credo che non sarà stato facile per nessuno, ma per chi come me è stato in diretta praticamente dalla mattina alla sera, era veramente un qualcosa che mi ha segnato e mi accompagna ancora. Con Francesco per alcuni versi una settimana, domenica si affaccia e fa l'Angelus, tanti ricordi. Da quando Wojtyła si è affacciato, una delle prime volte disse: "Non vi voglio più vedere qui", alla gente che era sotto, nel senso: "Non voglio più essere ricoverato". Poi in realtà è tornato altre volte. E poi c'è un'altra frase molto interessante del 94, se la mia memoria non mi inganna, uscito dal Gemelli, agosto, arrivato in Vaticano. Ha detto una frase che ancora oggi è significativa. C'è un Vangelo più grande, il Vangelo della sofferenza.